Quello che avviene in questo castello, in questo giorno dell'anno Domini 1485, è storia di trame, sospetti e tradimenti che le mura di questa fortezza ascolteranno e faranno risuonare per tutte le terre del sud dell'Italia. A Miglionico sono convenuti i baroni delle terre del Mezzogiorno per incontrare il re Ferdinando I d'Aragona del Regno di Napoli e suo figlio Alfonso, duca di Calabria, detto il Guercio, per volontà di Girolamo Sanseverino, signore di Miglionico. Il peso del regno aragonese per i baroni del sud è diventato insostenibile, le loro ricchezze minacciate dallo strapotere di re Ferrante. E i baroni, contro di lui e il suo regno, hanno congiurato a Melfi e poi a Tramutola e ancora a Miglionico, nelle sale di questo castello. Oggi il re è qui, con il suo figlio detto il Guercio, acerrimo e sanguinario nemico dei baroni. Vi sarà sembrata una giornata di festa e tale doveva apparire al re, accolto con tutti gli onori. Ma vedrete quello che accadrà. Ascoltate le falsità, le ingiurie, le trame e i progetti di morte che questo apparente felice convivio cela. La congiura aveva avuto inizio alle combinate nozze di Melfi tra il conte troiano Caracciolo e Ippolita Sanseverino, occasione di ludibria e di trame contro il re.